vinto il suo campionato anche Vincenzo Cosco, che è qui alla mia destra. Con... il secondo anno, lo avevamo promesso l'anno scorso, quest'anno ci siamo ripetuti in questa bellissima manifestazione. Dal padre Mauro Marinelli, che è l'allenatore della rappresentativa regionale europea con la nazionale, però appunto è ancora 16 anni. Come vedi il tuo futuro calcistico? Vorrei riuscire a giocare all'estero, perché all'estero il calcio femminile è molto più seguito rispetto a quello italiano. Infatti ai vertici della nazionale. Passo allora la parola al sindaco di Santa Croce di Magliano per il saluto, che è Donato D'Ambrosio. Se Giuseppe ammazza che sponsor, la prossima volta sarei ufficialmente invitato alla mia campagna elettorale. Buon pomeriggio a tutti. Uscire a testa alta. Penso che in questi anni ci siamo riusciti e questo va... che oggi abbiamo qui e a cui auguriamo le migliori cose sportive per tutto il loro, sono giovanissimi. Di questi bambini, la soddisfazione di sedersi dove c'era seduto Mourinho, dove c'erano... Sono con grandissima umiltà, grandissimo sacrificio, sono riusciti ad emergere a livello nazionale. I calciatori che dimostrano soprattutto più voglia di fatti, comunque per lo sviluppo di una persona, e arriva un momento in cui devi fare una scelta importante, come per esempio la mia, che o restavo a casa o cambiavo tutta la mia vita. Permettetemi di dirgli, volevo complimentare col papà, perché gli ho chiesto, la prima domanda che gli ho fatto, gli ho chiesto quanti figli hai, e mi ha detto tre. Anzi, sì. Ma mi hanno detto che avrei scelto io prima di loro e mi hanno mandato, e quindi io non ci ho pensato due volte, come ho detto, e ho fatto subito le valigie e sono partito. Anche tu, però? Io già a vedere quei ragazzi che scendono dal pullman con quelle cuffie lì, per far vedere che loro hanno le cuffie che costano... Come on, come on, come on.